Salve amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan, come sempre. Chi altri può essere, soprattutto da questo canale di YouTube Sant'Enchan. Quanti di voi non mi hanno mai visto prima e non mi conoscono, mi conosceranno. Quanti di voi mi hanno visto prima e mi conoscono, probabilmente mi continueranno a conoscere. O no, magari faranno finta di non avermi mai visto e di non avermi mai conosciuto. Però sarà troppo tardi, perché avranno già visto i miei video. Sta diventando notte, sono le 6:15. Io ritorno in questo momento, 6:15 del pomeriggio, e ritorno in questo momento a casa. Sto per cucinare e per prendere una merenda. Beh, che dire, che posto con regolarità i video in YouTube e soprattutto le fotografie per la mia rubrica di gastronomia casareccia in Google Plus, nel mio account Sant'Enchan di Google Plus. E forse più avanti, non so se oggi o domani, farò un video. Devo trovare degli argomenti, in parte già li ho, però devo trovare del tempo per parlare di libri. Poi devo trovare degli argomenti per parlare di quello che ascolto nei telegiornali. Arrivederci. Vi dicevo prima che io tratto di ispirarmi a quello che sento, che ascolto nei telegiornali, però la politica mi lascia stupefatto e non so che pensare, che dire. C'è sempre più delusione della politica italiana e mi supera, perché veramente non so che pensare, non so che si può pensare dell'attuale sistema politico italiano. Ormai non c'è più religione, non c'è più rispetto dei valori, non si sa più qual è la destra e la sinistra. C'è un'esplosione di correnti, di tendenze, di movimenti, tanto a destra come a sinistra, al centro, su, giù, di lato, non so. E veramente uno si disorienta così. Ma che valore ha più la politica, se non ha valore la parola dei politici? Ma voi ci credete a quello che i politici dicono? E come si può fare ironia su qualche cosa che già di per sé è ironia di se stesso? Ogni tanto ascolto qualcosa, ogni tanto commento, però non comment. È veramente come attuano i politici oggi, mi lascia di stucco. Se non fosse per il Papa, magari uno non troverebbe il piglio di fare nessun video. Beh, questa è stata un'altra mia esternazione. Vediamo che succederà, perché alla fine c'è stato un Volta Gabbana, si è andati alle elezioni per votare la instabilità e adesso c'è stato un Volta Gabbana interno. E Renzi non l'ha votato nessuno, l'hanno votato a Bersani. A Bersani ha vinto senza poter governare. E Grillo non l'ha votato nessuno perché non si può candidare. Suo movimento è terzo e Berlusconi siamo il primo. Stavo pensando che cos'è stata fino adesso la politica in Italia, che cosa abbiamo creduto soprattutto che essa fosse e come può migliorare sempre
che possa migliorare. C'è qualcosa che si può correggere nella politica italiana? O è un caso perso ormai? Voi che ne pensate? Ci sono politici che si salvano? Perché quello è il fatto. Voi votando vi aspettate dei politici che vi salvino. Invece, secondo me, i politici stessi neanche loro si salvano. E i partiti politici? Ci sono dei partiti politici seri in Italia oggigiorno che contino qualcosa? E se ne salva qualcuno? Hanno delle formule per migliorare il paese? Io non lo credo tanto. E quale può essere il futuro allora che ci aspetta? Quali risultati possono apportare questi partiti, questi politici, a quali ideali attingeranno? A parte naturalmente dei ricorsi legali dei loro avvocati per affrontare le denunce, le querele e gli esposti di corruzione. Contano di più per i partiti e i politici di oggi le ideologie o il codice legale e penale dei loro avvocati? Quale sarà il futuro del nostro paese se non sappiamo neanche qual è il presente? È un disastro. È un disastro colposo. La politica, dicevo, sarà un disastro colposo, però tutti quelli che hanno legittimato gli attuali politici e partiti politici ne sono i corresponsabili, penalmente imputabili e colpevoli. Non ci si può lavare la coscienza dicendo io li ho votati e loro sono stati cattivi politici. E se sei complice, sei anche tu colpevole. Come migliorare il paese e la politica? Ecco, è qualcosa che mi domando anch'io. Non so, magari bisognerebbe fare qualcosa per evitare che il Movimento 5 Stelle si impantani nei miasmi della politica italiana e in diatribe interne sterili. Ecco, se chiamassero Santen Chan, cioè se mi chiamassero a me, io potrei risolvere tutti questi problemi interni ed esterni al movimento. Quindi io, pubblico che mi ascolta, e anche te, caro Marco Travaglio, non avete che da propormi come segretario generale, segretario nazionale del movimento, o fondare un movimento ab personam. Prendete i banner del mio canale di YouTube, Google Plus, Facebook per fare i manifesti, gli striscioni, e convocatemi dopo aver raccolto firme e aver fondato il movimento Santen Chan. Io vengo come segretario generale. Sono disponibile per il bene di tutti noi e del nostro amato paese. Però il cambio lo si deve vivere in prima persona e voi dovete voler cambiare. Se no, non funziona. Quindi io sono disposto a scendere nella politica unicamente se voi convocate
Compierete il primo passo di raccogliere firme, fondare un movimento e evocarmi nella figura di segretario generale, segretario nazionale. Per il momento mi terrò occupato a fare i video che faccio sempre per YouTube, per tutti voi. E, come vedete, sto accanto ai miei libri nella mia biblioteca e non ho quasi mai tempo di leggere ultimamente, ma voglio farvi molti commentari ai libri e quando trovo un po' più di tempo anche scrivo qualcosa. Mi hanno consigliato come scrivere e mandare per fare degli audiolibri o mandare per fare libri digitali, non so, in eBay. Devo raccogliere delle idee, ne ho tante, per fare almeno un libro. Comunque, ecco, io ho dato la mia proposta per migliorare il paese, spetta a voi volerla seguire o no. Mi raccomando, Marco Travaglio. Se ti serve un collaboratore per il tuo fatto quotidiano, ecco, io sto qua, il tuo Santen Chan. Se vuoi, puoi chiamarmi e io sto a tua disposizione. E qua sono le 19 e 13, credo, sì, 17, 10 e 13. Tutto sfasato, gli orologi, i cellulari. Beh, sono 19 e passa, 19 e 17. Là devono essere le 23 e 17. Non so quando la nazionale italiana giocherà a calcio. Io sto raccogliendo del materiale, dei libri sulla modernità e sullo strumento di controllo delle masse. Di oppio dei popoli che è il calcio che ha sostituito le religioni. Quindi vi dirò quello che penso del calcio prossimamente. Che sarebbe uno sport sano se si praticasse, invece come spettacolo di massa è un elemento coercitivo di controllo delle menti, della coscienza, della reattività emozionale, anche della violenza. Perché purtroppo c'è, ma in forma controllata, che non si riversa nelle rivendicazioni sociali, economiche, politiche, come invece sta avvenendo in Brasile, proprio perché quello che ha fatto scoppiare la disidia è stato l'enorme spreco di denaro per fare questi mondiali e poi la conseguente corruzione. E quindi in un altro momento vi parlerò della modernità e di tutte queste forme di controllo delle masse, passando attraverso la religione, gli spettacoli e tutto il resto, il consumismo, eccetera, l'industria culturale. In un altro momento. Adesso mi commiato da voi perché altrimenti il video viene troppo pesante. L'ho girato in tempi differenti, nel giorno di oggi. E lo assemblo tutto insieme. Saluto a Pietro Trevisan, Elo Viola, Amleta, Laura Pizzino, Mimmo Corcione, Marco Travaglio, Massimiliano Di Venanzio e tutti quelli che mi hanno fatto dei commentari ai video, li ringrazio, e che si sono iscritti al mio canale. Adesso non me li ricordo tutti. Spero in questi giorni di fare dei video migliori, però intanto, quando non posso fare di meglio, mi tengo in contatto con tutti voi. Allora, vi saluto, grazie di seguirmi e mi raccomando, ogni tanto passate il link dei miei video ai vostri amici, parenti, familiari, conoscenti, perché io sono disoccupato, avrei voluto essere scrittore dai 12 anni, ma sempre mi ha demoralizzato trovare un editore che ti pubblichi. E quindi non ho mai pubblicato. E adesso spero
che con questo mezzo espressivo che è internet, io riesca a trovare di lavorare, ecco, magari, o di avere un rimborso delle spese che ho, perché mi si stanno deteriorando tutti i prodotti tecnologici che utilizzo, prima o poi non avranno sostituzione, magari. Quindi fate fare clic nei banner pubblicitari, magari prima o poi YouTube si troverà costretto a pagarmi qualche dollaro. Arrivederci dal vostro Sant'Egian e a presto. Ciao.